Luca Dorigo contro Georgette, ho speso tutte le mie finanze per aiutarla. Luca Dorigo risponde alle accuse mosse dalla sua ex fidanzata Georgette, grazie a me ha iniziato a stare bene. Dopo essere stato tirato in causa da Georgette, la sua ex, Luca Dorigo dice la sua al settimanale Vero. Le accuse mosse dalla polizia lo hanno lasciato di stucco tanto che, come afferma lui stesso dell'intervista, l'ex tronista si è sentito pugnalato alla schiena. Nella relazione con Georgette, Dorigo ha investito non solo tempo e sentimenti, ma anche denaro. Stando a quanto detto, la ragazza stava già male quando lei e Luca hanno iniziato a frequentarsi. Recentemente però la stessa avrebbe attribuito a lui le colpe del suo malessere fisico e, su questo punto in particolare, Luca vuole assolutamente fare chiarezza. Lui dice di essersi speso molto per la guarigione di quella che allora era la sua ragazza, la quale, solo grazie al suo aiuto, ha iniziato poi a stare bene. Luca Dorigo parla della sua relazione con Georgette Polizzi, le sue versioni dei fatti. A mie spese l'ho portata nei migliori specialisti, dichiara Luca nella sua intervista Oggi. Leggere queste cose mi offende. L'ex tronista racconta inoltre di aver speso molto per permettere a Georgette di stare meglio. Le cose dette dalla Polizzi dunque, secondo Luca, sarebbero tutte calunnie. Frasi dette solo per avere un ritorno di visibilità. I tradimenti di cui si lamenta lei? Quando Dorigo avrebbe iniziato a sentire altre ragazze i due si erano già allontanati. Non ero più innamorato. Nella mia testa la storia era finita e cercavo solo il modo di troncare, ha puntualizzato l'ex tronista di Uomini e Donne. Quali sono adesso le intenzioni di Luca? Alcuni amici dell'ex tronista avrebbero consigliato al ragazzo di querelare Georgette. Lui però ha deciso di non farlo perché così facendo, spiega, farebbe solo il suo gioco. L'ho rifiutata e non l'ha mai digerito, dice poi lo stesso. Una donna ferita può anche sbagliare secondo Dorigo, ma il fatto che lei lo accusi di essere la causa del suo male lo addolora molto. Ho speso tutte le mie finanze per aiutarla a guarire, dice infine Luca, basterebbe un grazie.